Ciao Marco Tarpi, ci conosciamo da un po' di tempo, ti conosco sia dal punto di vista professionale che da un punto di vista più istituzionale. Adesso andiamo a capire quali sono questi due ruoli. Uno è il ruolo professionale, tu sei un valido sales manager, come si dice, hai lavorato in Microsoft e attualmente invece lavori in una società con un'esperienza nuova. Allora, in questi ultimi 2 mesi ho iniziato a lavorare un'esperienza veramente nuova su un canale innovativo, quindi Mobile Payment. L'azienda si chiama Movincom, come avrai già capito anche tu, un'azienda assolutamente innovativa che ha creato un modello nuovo, che spinge un modello che fa sì che gli utenti possano sperimentare dei pagamenti tramite mobile, e il momento storico in cui vediamo anche il mobile crescere ed essere anche, a mio avviso, lo strumento che potrà in futuro limitare il problema di digital divide. Cioè, vi è gente che non ha mai avuto un PC, ma che inizia proprio attraverso il mobile evoluto, quindi smartphone, che hanno anche al suo interno tutte le facility di navigazione su internet, si avvicinerà a un mondo che prima invece non gli era proprio, no? Quindi questa è un'idea che ti ha Mi ha entusiasmato assolutamente di. entusiasmato perché, a mio avviso, il futuro è negli smartphone e forse ancora nei tablet. L'Italia è all'avanguardia in questo, i servizi stanno nascendo, e se una volta si pensava che la carrozza fosse stato il mio strumento, il cavallo ad andare sempre più veloce, poi ho capito che la carrozza non era la soluzione, ma era il motore a scoppio, poi i motori elettrici, poi ci sono altri motori nucleari, che ne so, poi a idrogeno, non si sa, però la velocità ha cambiato paradigma, idem questo qua, cioè il futuro a mio avviso è uno strumento che potrebbe essere il tablet, le dimensioni si vedranno, ma soprattutto i servizi. Ci sarà un'identità digitale, attraverso la quale tu potrai telefonare, potrai acquistare, potrai avere una presenza su internet. E questa è stata un'esperienza che mi ha, dire, spinto a fare un cambiamento, in realtà piccolo rispetto alle precedenti, ho lavorato in questa direzione di processo, però innovativa nel Piemonte. Piemonte, comunque a Torino, la mia città, dove ho anche fondato un social network, possiamo parlarne dopo in modo più approfondito, quindi spingere anche una realtà che mi appartiene, ma sempre think lock, no, vedere, pensa in piccolo per alzare in grande. Il mio modo di vedere è mentre orientato al mondo, il mio stile di vedere il mondo, mi piace New York come Torino, come Londra, come Milano. E quindi l'idea di lavorare su un'azienda con un paradigma innovativo che vuole spingerlo in Italia e poi anche all'estero, speriamo a breve, il fatto sì che questo momento avvenisse nel breve. Quindi siamo tutti immersi nell'innovazione, nelle cose futuribili, ma siamo comunque tutte persone umane e quindi abbiamo bisogno di socializzare, di crearci i nostri circuiti personali, i nostri circuiti professionali, il nostro network, come si dice. E in questo senso, tu sei presidente di un business club che si chiama Torino Inn, che è forse uno dei primi business club in Italia. Nato con un modello di riferimento che era Milan Inn. Noi ci siamo conosciuti proprio in questo ambito. E questa è stata un'esperienza molto gradevole, molto importante anche, e che continua tuttora. Ci vuoi parlare di questa tua collocazione, chiamiamola così, istituzionale? Allora, diciamo così, l'idea è nata nel 2006, come hai detto bene. Per caso io navigando su internet ho scoperto i primi social network, no? Quindi per dirtela in termini chiari, ero stato nel 2003-2004 uno dei primi 10 in termini di utenze collegate, persone, fra i primi 10 in Italia su LinkedIn. Mi hanno persino contattato in Università di Genova un studente che ha fatto una tesi, che facendo un'intervista anche al sottoscritto. Poi ho maturato un'esperienza personale sui social network virtuali, però questo mi faceva capire che c'erano delle potenzialità incredibili all'interno delle modalità di social network, ma anche il social network più fisico, no? Allora ho condiviso questa idea con alcuni imprenditori e manager nel 2006, tenuto conto anche che era già nato a Milano Milanin, no? In realtà simile, un modello molto più orientato verso il business. Io ho pensato di condividere questa idea con alcuni imprenditori nel 2006, diciamo che a dicembre 2006 il primo nucleo tra i fondatori e simpatizzanti di Torino Inn era nato,
l'idea di fondamentalmente di uno creare network, quindi mettere in contatto professionali diversi sul territorio torinese non solo. Due, non avere sbarramento all'ingresso, quindi non c'è nessun meccanismo di tessera o di filtro alcuno, ma solo il passaparola e il presenta te stesso, cioè tu presentavi un amico, perché comunque il fatto di presentare un amico fa sì che tendenzialmente porti la persona di cui più ti fidi o di cui hai più un'altra considerazione, è un meccanismo psicologico. Terzo, non essere vincolato ad alcune professionalità, ma essere assolutamente trasversale. Questa idea posso dire che è stata vincente perché durante il primo anno, quindi il 2007, si sono fatti molti incontri dove si privilegiava il momento di networking, quindi conoscenza, ma già dal 2008 abbiamo iniziato ad avere un'organizzazione un po' più, come dire, consistente, quindi ho pensato di creare un direttivo con alcune persone che mi aiutassero l'organizzazione, praticamente stava diventando un po' pesante, dare una forma statutaria al Business Social Network, come in italiano è rete sociale di imprese, che fa ridere però è calzante, quindi rete di imprese, di imprenditori e di persone, no? E quindi uno statuto che desse una conformazione anche nel tempo, fissa, non variabile, non fluttuante con le persone. Abbiamo brevettato anche il logo Torino Inc, che è stato riconosciuto, quindi siamo, cioè, una presenza anche istituzionale in termini di comunicazione. Sicuramente poi è cambiato il modo di lavorare, perché abbiamo organizzato ormai dal 2008 degli incontri mensili orientati al business, intervallati anche con degli aperitivi, incontri di altro genere. Questa è un'evoluzione che ha fatto sì che persone di, come dire, livello personale sempre più elevato partecipassero. Parlo di eventi grandi successo, non so, l'incontro con Federico Grom, più di 100 persone, l'hotel strapieno, vari referenti istituzionali, dal presidente Saitta, Claudio Porchetta, sorella della regione, sono intervenuti i nostri incontri in maniera assolutamente istituzionale e non politico-partitica. La terza cosa che è anche importante è che, direi, il livello dell'interlocutore è sempre più elevato, quindi c'è sempre più aziende che ci contattano per presentare la loro azienda attraverso Torino. Questo è veramente importante perché il